Buonasera e ben trovati in questa seconda edizione del TG6. In primo piano la eh, cronaca, sequestro di beni per oltre 18 milioni di euro. Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila è intervenuto nei confronti delle imprese responsabili dei lavori di realizzazione degli alloggi antisismici del progetto Case di Cese di Preturo, dove si sono verificati crolli di alcuni balconi. Vediamo. Un maxi sequestro di beni e disponibilità finanziarie per oltre 18 milioni di euro è stato effettuato questa mattina dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza dell'Aquila nei confronti delle imprese responsabili dei lavori per la realizzazione degli alloggi antisismici del progetto Case di Cesare di Preturo. Dove lo ricorderete nel settembre del 2014 un balcone in legno si staccò dal terzo al secondo piano a causa del materiale definito scadente e di difetti strutturali nelle costruzioni. La somma sequestrata equivale al valore dell'appalto vinto da Futur'Aquila, società consortile a RL, costituita da tre imprese napoletane per la realizzazione di uno dei 19 insediamenti abitativi antisismici realizzati dopo il terremoto del 2009. Il sequestro è una conseguenza dell'inchiesta della Procura della Repubblica scattata in seguito al crollo del balcone. Le lunghe indagini portate avanti dal Corpo Forestale dello Stato e dalla finanza hanno portato nell'ottobre del 2015 ad iscrivere sul registro degli indagati ben 37 persone. Le indagini svolte volte hanno anche permesso di appurare che i materiali impiegati nell'edificazione dell'insediamento abitativo non erano conformi a norme e prescrizioni. I materiali, ossia gli elementi strutturali in pannello multistrato utilizzati dalla Futura Aquila per realizzare i solai, erano tra l'altro privi di collante che causava la riduzione di resistenza e di tenuta nel tempo delle strutture. Durante le indagini gli inquirenti sono riusciti anche ad accertare che la società fornitrice del materiale alla Futura Aquila aveva conseguito un mero attestato di origine che certificava la provenienza del materiale da uno stabilimento in Polonia, attestazione che, sebbene identificasse lo stabilimento di produzione, non certificava in alcun modo l'idoneità del materiale prodotto ai usi cui era destinato. Ciò, secondo l'accusa, avrebbe indotto in errore la presidenza del Consiglio dei Ministri circa il rispetto degli obblighi contrattuali. Le accuse sono di crollo di costruzioni e altri disastri dolosi, falsità ideologica commessa da un pubblico ufficiale, truffa aggravata ai danni dello Stato e frodi in pubbliche forniture. La Corte di Cassazione ha deciso di rinviare in appello a Perugia il processo per l'omicidio di Domenico Rigante a carico di Massimo Ciarelli. I giudici umbri dovranno dunque ridefinire la pena al ribasso perché fermo l'omicidio volontario e caduta la premeditazione. Tornerà in corte d'assise d'appello, ma questa volta a Perugia il processo per l'omicidio dell'ultra del Pescara domenico Rigante. I giudici umbri dovranno rideterminare la pena dopo che la Cassazione ieri sera ha confermato l'accusa di omicidio volontario a carico di Massimo Ciarelli, annullando però l'aggravante della premeditazione che era valsa a Rom Pescarese la condanna a 30 anni di reclusione. I giudici della Suprema Corte hanno invece confermato integralmente le condanne per omicidio volontario emesse in a carico dei quattro complici, 16 anni per Luigi Ciarelli e 13 anni per Domenico, Angelo e Antonio Ciarelli. I quattro, in primo grado, erano stati condannati sempre per omicidio volontario, ma a 19 anni e 4 mesi. Il procuratore generale in Cassazione, durante la sua requisitoria, aveva chiesto per tutti gli imputati la conferma della sentenza emessa dai giudici di secondo grado di L'Aquila. I legali di Massimo Ciarelli, gli avvocati Franco Metta e Giancarlo De Marco, invece, hanno condannato contestato la premeditazione e puntato sull'omicidio preterintenzionale, oltre che sull'attenuante della provocazione per l'aggressione subita da Ciarelli il giorno prima dell'omicidio. Domenico Rigante, 24 anni tifoso nei gruppi ultra del Pescara, è stato ucciso a seguito di un raid punitivo in un appartamento di via Luigi Polacchi, zona Porta Nuova, la sera del 1 maggio del 2012, con un colpo di pistola che lo ha raggiunto a breve distanza al fianco. La pena per Massimo Ciarelli, 29 anni, che dopo l'omicidio si rese irreperibile e che fu arrestato dalla mobile di Pescara il 5 maggio consegnatosi in un autogrill nei pressi di Francavilla, è destinata a subire una riduzione. E certamente non sarà superiore ai 18 anni di carcere, considerato che l'imputato ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato che prevede uno sconto della pena. La famiglia Rigante si è detta comunque soddisfatta dell'esito del processo perché è stata riconosciuta la volontarietà dell'omicidio e fatta giustizia al di là della quantificazione della pena. Il comune di Pescara ha reso noti i dati della balneabilità del mare dopo i prelievi dell'Arta. Dai prelievi del 18 aprile, dice il vice sindaco e assessore Enzo del Vecchio, si evince che in via Balilla i valori degli enterococchi sono rientrati nella norma e quelli relativi all'Escherichia sono poco al di sopra dei limiti. L'entrata in funzione del DK15 a fine aprile, continua del Vecchio, consentirà di migliorare ulteriormente la situazione. Intanto sono stati fatti sopralluoghi nel canale di Fosso Vallelunga dove si è riscontrato una portata consistente di acqua e eh, attivati i controlli eh, lungo il suo corso per meglio capire da dove nasce il problema e che soluzioni attivare. In ultimo conclude la nota del comune di Pescara a seguito eh, dei sopralluoghi fatti anche sulle condotte segnalate dall'ACA nella zona della Tiburtina. I condomini non collegati alla rete sono stati eh, diffidati a mettere. In nel più breve tempo e ora torniamo all'Aquila, attivisti dei comitati nati nel post-sisma e di quelli che si oppongono alle Trivelli in Adriatico sono stati denunciati per i tafferugli registrati nel capoluogo d'Abruzzo in occasione della visita del Premier Renzi, in tutto si tratta di 10 persone. Resistenza, lesione a pubblico ufficiale e manifestazione non autorizzata. Sono queste le accuse rivolte a dieci manifestanti a nove mesi dalla protesta in occasione della prima visita di Matteo Renzi all'Aquila dell'agosto scorso segnalati dalla Digos del capoluogo abruzzese all'autorità giudiziaria. Stando a quanto appreso, i denunciati sarebbero stati individuati tra gli attivisti e le attiviste del Comitato 332 dell'Aquila e di quelli che si oppongono alle piattaforme petrolifere sulla costa Adriatica abruzzese. Il reato di resistenza e lesione pubblico ufficiale sarebbe contestato solo ad alcuni dei manifestanti e riconducibile alla presunta aggressione ad un agente di polizia nei pressi della sede comunale di Palazzo Fibbioni, anche se gli stessi comitati in una conferenza stampa mostrarono foto e video nei quali si mostra come l'agente fosse stata spintonata involontariamente da un proprio collega. Per tutti gli altri manifestanti invece il reato contestato è la manifestazione non autorizzata, essendo stato permesso inizialmente solo un presidio nella zona della fontana luminosa. Sale dunque il bilancio dei denunciati e processati nel corso delle manifestazioni post-terremoto all'Aquila. Sono infatti una sessantina le denunce partite negli ultimi anni, concluse con un'archiviazione e sei in via giudizio che si sono trasformati in processi. Di questi ultimi tre si sono conclusi con assoluzioni per tutti gli imputati, uno con condanni. Danni a sei mesi per danneggiamento, mentre gli ultimi due sono ancora in corso. Un milione di risarcimento è la richiesta della senatrice Aquilana Stefania Pezzopane, vittima di un ricatto con risvolti, eh, risvolti hard insieme al compagno. Vediamo. È una richiesta di risarcimento formato maxi, quella avanzata dai legali della senatrice Aquilana Stefania Pezzopane, finita a suo malgrado insieme all'ex governatore Gianni Chiodi in una brutta storia: tra ricatti, bufale a luci rosse e foto ritoccate. Un milione di euro, come riportato dal quotidiano Il Messaggero, la richiesta della senatrice che si è costituita parte civile nel processo, mentre Chiodi ha preferito non costituirsi. Grazie all'abilità informatica del responsabile, la senatrice in una foto ritoccata era stata immortalata con il compagno in una vasca idromassaggio insieme ad un ex narcotrafficante. Immagine che poi fu pubblicata su alcuni giornali a rotocalchi, con tanto di retroscena piccanti, tutto falso secondo quanto sostenuto dagli avvocati. La richiesta di risarcimento è stata avanzata nei confronti di Gianfranco Marrocchi, originario di Pescara, editore di TV e Marco Minnucci di Fermo, gli ideatori della presunta truffa avevano cercato di estorcere denaro anche all'ex governatore Chiodi, sul quale gli ideatori del piano avrebbero voluto girare un film hard sulla scorta dello scandalo rimborsò. In cui venne fuori che Chiodi aveva trascorso una notte in un albergo romano con l'ex consigliera di pari opportunità Letizia Marinelli. Alla sbarra, nel processo che è stato aggiornato al 3 maggio, anche il regista Giovanni Volpe di Battipaglia e Raimondo Onesta di Pratola. Una mobilitazione in difesa di sei RSU a rischio di licenziamento. Questa mattina davanti agli stabilimenti della DAICO a Chitiscalo si sono riuniti i rappresentanti dei sindacati regionali e nazionali. Una storia che sta suscitando attenzione anche dai rappresentanti nazionali che oggi sono a Corsi a Chieti per sostenere i colleghi abruzzesi. Il caso è quello della DAICO e di sei RSU, rappresentanti sindacali, che oggi temono per il proprio posto di lavoro. A far scaturire tensione nei rapporti un comunicato diffuso da questi ultimi ai media locali. L'anno fiscale dell'azienda DAICO è primo, primo marzo 28 febbraio. L'azienda da sola ci convocava sempre e in quel mese di marzo si discuteva i piani prossimi mesi. Quest'anno non l'ha fatto, l'anno scorso l'ha fatto in netto ritardo a giugno, se ricordo bene. Dopodiché abbiamo fatto un comunicato stampa, e l'hanno fatto le segreterie di Filktem, Wiltec e Femca, cioè le tre categorie sicer cioè cislewil. Per, per sensibilizzare, non so se questo ha suscitato il fatto se che il nuovo presidente, è nominato il 15 dicembre, si è visto offeso. Legittimità nelle richieste, legittimità nelle comunicazioni. Questo è il pensiero dei rappresentanti sindacali che annunciano l'avvio di una vera e propria battaglia se il caso dovesse portare al licenziamento dei sei sindacalisti nello svolgimento delle loro mansioni. Siamo di fronte ad un atto grave che non ha precedenti e che. Ma a noi sembra assolutamente esagerato rispetto ai contenuti delle cose che sono state dichiarate dal, dalle nostre rappresentanze sindacali. C'è il rischio del licenziamento delle sei RSO a questo punto? Noi lo escludiamo assolutamente, di questo abbiamo interessato anche le nostre segreterie, oltre che nazionale, anche le confederazioni. Sarebbe il primo caso eclatante che succede in Italia per aver dimostrato un diritto, insomma si rivendicano dei diritti e si viene licenziati soltanto per un'informazione. Ci sembra assurdo. La CGL di Teramo è critica rispetto al piano di riordino della sanità regionale proposto dalla giunta d'Alfonso. La provincia di Teramo, dicono, sarebbe la più penalizzata accrescendo la mobilità verso le Marche. Per questo è stato redatto un documento che verrà sottoposto ai vertici della regione Abruzzo. Secondo la CGL Teramana il piano di riordino del sistema ospedaliero, così come messo in campo dalla Regione Abruzzo, non presenta un'equa distribuzione assistenziale sul territorio e penalizzerebbe in maniera pesante la provincia di Teramo. E questo è il punto nodale del documento che il sindacato ha preparato e che sottoporrà l'attenzione dell'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci e del presidente della Regione Luciano D'Alfonso. Il documento della CGL elenca punto per punto le criticità a partire dai mille posti letto messi a disposizione dei privati di cui non si terrebbe conto. Per passare i presidi di pronto soccorso di Atri Giulianova e Valvibrata, insufficienti rispetto alle direttive del decreto Lorenzin e alla massa di persone che vi si affollerebbero per finire con la mobilità passiva verso le marche e gli ospedali delle altre ASL regionali. Il tutto per dire che è necessario un coordinamento regionale in grado di rendere i servizi uniformi sul territorio e altrettanto indispensabile è la riconversione territoriale delle prestazioni effettuate in ospedale, che, secondo la CGL, ridurrebbe la degenza e i tempi di attesa, migliorando l'appropriatezza delle cure. Ma la CGL non è contro l'ospedale unico, la CGL è contro la politica dei due tempi. In Italia si è sempre fatto così, si è sempre fatto la politica dei due tempi, cioè prima i sacrifici e poi eventualmente le cose. Il problema è che si è giocato sempre esclusivamente il primo, il primo tempo. La provincia di Teran, che è stata quella che è stata più penalizzata negli anni passati per quanto riguarda le scelte, le scelte sanitarie, rispetto anche al riordino che questa regione sta facendo, viene ancora più penalizzata. Non tenendo conto che comunque la nostra provincia è anche una provincia di frontiera, eh, la Alzi di Terma ogni anno 60 milioni di, eh, di euro di mobilità passiva e eh, queste scelte rischiano di aumentarle. Il Comune di Chieti annuncia le linee programmatiche per l'appalto sulla gestione dei rifiuti. In cima agli obiettivi c'è l'implementazione della percentuale di differenziata, ma annuncia il Sindaco di Primio nessun rincaro sulla Tari, anzi si punta ad una diminuzione della tassa. Le linee programmatiche per l'appalto sulla gestione dei rifiuti a Chieti, eh, in questa giornata quali saranno soprattutto le direttive e qual è l'obiettivo? Le direttive le abbiamo già date in giunta, la voglia è quella di avere una città sempre più pulita, avere servizi sempre più vicini ai cittadini, fare in modo che ci siano isole ecologiche che tolgano dalle strade eh, i mastelli che oggi comunque sono un elemento di disturbo, eh, creare politiche che avvicinino anche le classi meno ambienti alla possibilità di smaltire con maggiore facilità. E ovviamente quella eh, che è la, eh, come dire, la, la meta più importante è aumentare quel 60% di differenziata sino al 65% nei prossimi, nei prossimi mesi. Tutto questo è quello che vogliamo fare, lo stiamo facendo attraverso una eh, serie di indicazioni date dalla Giunta a chi dovrà redigere il capitolato d'appalto e quindi anche l'avviso per eh, selezionare il nuovo gestore della, eh, del servizio di igiene urbana. Ma lo stiamo facendo soprattutto ascoltando le, i cittadini e, e i cosiddetti stakeholder, cioè i portatori di interesse della nostra città. Chieti si è distinta perché tra i comuni abruzzesi era quella che non ha mai aumentato il costo della tassa sui rifiuti mantenendo i servizi. In questo caso implementando la differenziata ci saranno variazioni? No, non ci saranno variazioni sostanziali, ma noi ci aspettiamo che ci siano invece variazioni in diminuzione del costo e quindi con la possibilità di azionare anche la leva fiscale eh, diminuendo la pressione sui cittadini. È ovvio che questo è un sistema che deve vedere tutti i coinvolti. Io devo denunciare in questo momento una diminuzione del livello di differenziata perché purtroppo ci sono ancora troppi cittadini incivili. Su questo abbiamo anche messo nel capitolato che ci sia maggiore sorveglianza attraverso anche droni. I turisti pagheranno un euro in più a notte a seguito della tassa di soggiorno introdotta dal comune di Pescara. Dopo 12 sedute andate a vuoto, ieri la votazione ha maggioranza ma restano le polemiche da parte dell'opposizione. Un euro a notte per un massimo di sette notti, tanto pagheranno i turisti che soggiorneranno a Pescara a seguito dell'introduzione della tassa votata ieri a maggioranza nel corso del Consiglio Comunale, dopo 12 sessioni andate a vuoto tra discussioni e polemiche. A partire dal mese di maggio entrerà in vigore il provvedimento che vale per alberghi, pensioni, bed and breakfast e case vacanza. Esentati invece i bambini sotto i 12 anni, gli ultrasettantenni, i disabili, gli appartenenti alle forze dell'ordine e le persone che... Assistono degenti ricoverati, oltre ai soggetti che alloggeranno a Pescara per situazioni di emergenza sulla base di provvedimenti emanati dalle autorità competenti. La tassa di soggiorno è passata con 18 voti a favore, 3 no dei Movimento 5 Stelle e un Astenuto. Mentre il centrodestra ha abbandonato l'aula in segno di protesta per la decisione del Presidente del Consiglio, Antonio Blasioli, di tagliare gli oltre 700 emendamenti a firma delle opposizioni. Proprio su questo punto verterà un ricorso al TAR già annunciato dal centrodestra che ha accusato Blasioli di aver agito in maniera arbitraria mentre il presidente si è difeso appellandosi ad una sentenza del Tarveneto su un caso analogo. Soddisfatto per l'approdo in porto della tassa di soggiorno, l'assessore al turismo Giacomo Cuzzi, che ha sottolineato come la nuova imposta sarà d'aiuto per stimolare la ripartenza del turismo finanziando nuove iniziative e grandi eventi in città. Dimezzare il costo del servizio antincendio affidandolo ai dipendenti ed evitando appalti esterni. È questo l'obiettivo ASL di Teramo che sottoporrà il piano ai vigili del fuoco in una riunione che si terrà domani. In ogni caso, così come è accaduto per la vicenda PAP, per il servizio Mensa, non saranno più concesse proroghe agli appalti. Tutta questa tematica è oggi governata da una nuova normativa, una nuova regola tecnica che dice come gli ospedali si devono organizzare nell'attività di prevenzione degli incendi. Il 24 entra in vigore questa norma sulla vigilanza, l'azienda sanitaria presenterà al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il proprio piano per la sicurezza antincendio e il sistema dei vigili del fuoco ci dovrà dire, dare delle indicazioni un parere se il nostro piano sia rispondente o meno a quella normativa. Questa situazione di necessità anche di equilibrio economico, di carenza di personale interno, noi vorremmo per così dire ridurre l'impatto di questa vigilanza acquisita dall'esterno utilizzando peraltro i dipendenti dell'azienda a cui abbiamo fatto acquisire i titoli necessari per svolgere questa attività di vigilanza antincendio. Un laboratorio di argilla in reparto, è questa la novità in oncoematologia pediatrica di Pescara. L'attività sarà svolta grazie alla Fondazione TUN di Bolzano che ha messo a disposizione i suoi volontari per insegnare le tecniche di quella che è considerata una terapia creativa. Umanizzazione delle cure se ne parla sempre più spesso. L'obiettivo è quello di esorcizzare le terapie ospedaliere creando un ambiente più vicino possibile a quello della propria casa. A pescare il reparto dei piccoli pazienti oncoematologici prosegue il suo percorso offrendo un nuovo stimolo ricreativo, capace di occupare quelle giornate in reparto. Si tratta della lavorazione dell'argilla, un laboratorio introdotto da pochissimo tempo e già capace di dare i suoi frutti. Questa è un'attività un che. La fondazione Tunne ci ha offerto e noi abbiamo accolto molto volentieri e da quando abbiamo iniziato, ormai sono alcuni mesi da, da novembre, vediamo già i risultati concreti come potete vedere ma soprattutto quello che è importante al di là del risultato è la passione che i bambini hanno messo in questa attività che è tangibile, proprio è visibile. Hanno tutti un entusiasmo grandissimo, non soltanto loro, hanno coinvolto anche tutti gli operatori, i medici, gli psicologi, gli infermieri, tutti partecipano ad attività di ceramico plastica. La Fondazione ha messo a disposizione i suoi volontari per formare anche a Pescara esperti artigiani da affiancare ai bebi pazienti. Un'iniziativa che nasce a Bolzano dieci anni fa e che oggi si è estesa in moltissimi ospedali d'Italia, con sorpresa del suo stesso fondatore. I risultati importanti, l'ho citato prima, lo ritengo sia nella terapia creativa dove eh, un pensiero viene tradotto in una figura tridimensionale. In un oggetto tridimensionale dove il bambino riesce a esprimere quello che sono i suoi pensieri, quello che sono le sue fiducia quello che sono i suoi timori. Elabora quel, e mette fuori attraverso la creazione, mette fuori quello che è il proprio mondo interiore e quindi esprime quelle che sono le sensazioni che vive nel momento, eh, nel qui ed ora. E soprattutto è utile per il bambino e eh, anche per il genitore in questo caso eh, perché eh, gli permette di ritrovare uno spazio di normalità. E ora apriamo la pagina sportiva, parliamo del Pescara che insomma in campo eh, si sta eh, ritagliando sicuramente uno spazio importante nel campionato di Serie B, ma questi sono anche i giorni in cui eh, si celebra l'ottantesimo compleanno. Eh, una serie di eventi sono stati pianificati, eventi che sono già iniziati e eh, tra questi eventi eh, il convegno di questo pomeriggio all'Aurum di eh, Pescara proprio dedicato alla storia della società Bianca -azzurra. tra gli ospiti d'onore di questi giorni uno dei più importanti giocatori che hanno mai indossato la divisa Bianca ovvero il fuoriclasse brasiliano Leo Junior che da ieri è arrivato in città, oggi lo abbiamo avvicinato Anche se sono stato soltanto due anni, due anni indimenticabili e perciò è un onore per me fare parte della storia di questa società e poi soprattutto di questa città, perché in questi due anni abbiamo vissuto veramente giorni moltissimi felici. Io sono stato accolto in una maniera che non pensavo e alla fine per me è sempre un piacere ritornare alla città. Pescara di oggi in lotta per tornare in Serie A, Pescara di Massimo. Oddo. Ma non posso parlare così, sarebbe un'ingiustizia ingiustizia della mia parte. Ho visto la partita ieri e mi ha dimostrato una cosa importante in questo, in questo momento: che si arriva diciamo, alla fine del campionato, che è una squadra soprattutto grintosa, che ha saputo gestire un risultato ieri che era abbastanza difficile perché l'Espensi ha fatto diciamo, tutto quello che poteva per arrivare almeno al pareggio. E mi sembra che i ragazzi di Massimo sono riusciti a fare, diciamo, hanno inquadrato la partita come doveva fare e se rimangono con questa grinta fino alla fine penso che proprio possono farcela da un uomo, un giocatore che ha rappresentato la storia del Pescara soprattutto in due stagioni in particolare alla più stretta attualità appunto la vittoria del Pescara alla Spezia una vittoria che ha visto imbattuto anche in questa circostanza dopo la gara col Cesena il portiere Vincenzo Fiorillo che nelle ultime due giornate è tornato a difendere i pali della porta bianca-azzurra dopo l'infortunio di Aresti e sta ben figurando. Difficile fare dei nomi quando si vince, però c'è un ragazzo che ha sofferto in silenzio nelle ultime settimane, è stato chiamato in causa nuovamente e ha risposto alla grande, questo è Vincenzo Fiorillo. Ma sì, sono, sono contento innanzitutto per i risultati di squadra perché quando, quando perdevamo io ero triste come tutti i miei compagni, sono abbastanza abituato a... A parlare poco, allenarmi tanto, provare a, a dimostrare sul campo. Qualche volta non ci sono riuscito, però tutti sanno quanto tengo a questa maglia e quindi sono contento così. Come nelle ultime partite, questa difesa, la difesa del Pescara, ha corso pochi rischi. Cosa è cambiato nelle ultime settimane? Ma è cambiato, è cambiato che in quei due mesi dove le cose non andavano abbiamo lavorato tanto, abbiamo parlato tanto, abbiamo cercato tutti quanti di correggere i nostri difetti e questo è un merito che va a tutta la squadra, a tutti i compagni. Ecco. E si cresce, si migliora e questo sta avvenendo. Sicuramente è una competizione leale, questo spinge tutte e due a fare sempre il massimo. Ecco, sono stato per un periodo messo da parte e ho continuato a lavorare senza, senza problemi, essendo il primo tifoso anche di Simone quando giocava perché lui l'ha sempre fatto con me. E niente, tutti e due, tutti vogliamo il bene del pescare e basta. Volgiamo lo sguardo anche alla gara di sabato prossimo perché. All'Adriatico arriverà il Brescia, sarà una gara particolare, la gara degli 80 anni, giocherete con la maglia celebrativa e ovviamente sarebbe importante vincere non solo per la classifica, non solo per il Morale, ma anche per fare un bel regalo ai tifosi in questa ricorrenza importante. Beh sì, onestamente sono, parlo per me, sono orgoglioso di far parte di questa, di questa festa. Ecco. Però c'è una partita che è importantissima che vale tre punti, ma adesso sappiamo che sono tutti scontri diretti quasi, quindi dobbiamo cercare di strappare più punti possibili per piazzarci al meglio. Ieri sera una gran prova e una fondamentale vittoria sul Novara per la Virtus Lanciano, ma oggi è arrivata la temuta stangata. Il Tribunale federale ha inflitto 5 punti di penalizzazione alla Virtus Lanciano e ora si complica la rincorsa salvezza. Si complica tremendamente la rincorsa verso la salvezza della Virtus Lanciano. Dal Tribunale federale arriva la stangata: 5 punti di penalizzazione da scontarsi nell'attuale campionato. La Virtus scende da 43 a 38 punti in classifica, in zona play-out appena un punto sopra la zona retrocessione. Il collegio giudicante, presieduto da Sergio Artico, ha poi inflitto 5 mesi e 15 giorni di inibizione per l'amministratore pro tempore Claudio Di Menno di Buchianico, due mesi al presidente del collegio sindacale della Virtus Lanciano. Lanciano Angelo Castrignano e 6.500 euro di ammenda alla società. E questo il verdetto di primo grado relativo ai tre deferimenti a carico della società frentana che sono stati riuniti su richiesta della difesa. Il primo relativo al mancato deposito presso la Covisoc lo scorso 16 dicembre delle dichiarazioni attestanti il pagamento di ritenute e contributi per i bimestri luglio e agosto e settembre-ottobre 2015. Deferimento per il quale lo scorso 17 marzo la difesa della Virtus Lanciano coordinata dall'avvocato Edoardo Chiacchio. Aveva ottenuto un rinvio della decisione per poter produrre ulteriori documenti a sostegno della tesi difensiva. Gli altri due, relativi alla mancata attestazione del pagamento di ritenute e contributi per i bimestri suddetti entro lo scorso 16 febbraio e al mancato pagamento degli emolumenti di novembre e dicembre al calciatore Manuel Turchi, sempre entro il 16 febbraio, secondo quanto riportato nel comunicato del TFN, non ha retto la tesi difensiva per i primi due deferimenti, secondo la quale di meno di Bucchianico alle poca dei fatti sarebbe stato sprovvisto dei poteri di rappresentanza attribuiti invece al DS Luca Leone circostanza smentita dalla consultazione delle visure camerali. Circa il terzo deferimento la difesa ha prodotto fotocopia di un verbale di accordo sindacale che il TFN ha definito privo dei requisiti di validità autenticità e certezza della data dunque il collegio giudicante ha accolto in toto le richieste formulate dalla procura una decisione che la Virtus Lanciano ha già fatto sapere che contesterà in appello anche se sembra difficile ipotizzare uno sconto superiore ad un punto in secondo grado. Una partita che si giocherà essenzialmente sul deferimento per il mancato pagamento del calciatore Manuel Turchi. Nel frattempo alla squadra aspetterà il compito più difficile isolarsi da questo contesto e massimizzare i punti nelle ultime giornate di campionato. La salvezza con sette punti di penalizzazione complessivi attuali avrebbe il sapore di un'impresa epica. Sempre in Serie B si è pronunciato il giudice sportivo che ha fermato per una giornata il centrocampista della Virtus Lanciano. Vitale, non ci sono squalificati per il Pescara né per le squadre rivali delle Abruzzesi, ovvero il Brescia che giocherà con il Pescara e il Cagliari che ospiterà la Virtus Lanciano. Scendiamo ora in Lega Pro. È mancata la forma migliore all'attaccante del Teramo Francesco Forte. La punta scuola Inter parla delle ultime partite da affrontare con la maglia del Teramo e promette ai tifosi che sarà in grado di dimostrare il suo valore sul campo Un momento in cui bisogna comunque restare concentrati sulle ultime tre partite perché bisogna Bisogna portare a casa altri nove punti, che comunque ci sono tre partite importanti. A Pistoiese, sicuramente sarà una partita difficile perché si gioca la, la salvezza, uh, mentre invece in casa contro la Spal dobbiamo mantenere la nostra imbattibilità. E poi c'è l'ultima partita a Punta d'Era. Quindi, uh, sicuramente è un momento dove bisogna stare concentrati, dove, dove bisogna comunque tenere alta l'asticella e, e finire al meglio la stagione. Mm, diciamo che è una, una risorsa importante anche per me fare, far giocare, fare assist, far giocare bene con quella squadra perché eh, quando non vengono i gol, almeno comunque, è bene o male, eh, dare una mano alla squadra, cercare di mandare un compagno in porta è sempre gratificante. Eh, chiaramente, ora aspetto che, che il favore sia ricambiato. Senti, quindi archiviati i fischi di qualche settimana fa del Bobo Ma quello fa, fa solo bene, cioè, mi fa crescere perché. Eh, mi fa allargare un po' le spalle, mi fa, fa crescere le personalità e sta a me adesso a dimostrare, far vedere quello che valgo. Quindi mh, non sarà né la prima né l'ultima volta penso che, cioè, che cade anche nel calcio, quindi mh, non ci sono assolutamente problemi, anzi li capisco i tifosi e quindi voglio solo far vedere insomma, quello che valgo. Prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento di questa sera ore 21 in diretta dai nostri studi Virtus Style condotta da Alessio Giancristofaro. Ovviamente si parlerà della penalizzazione inflitta oggi alla Virtus, ma anche della bella prova di ieri contro il Novara. È tutto, la prossima edizione alle ore 23. Grazie per l'attenzione. Buona serata.